Ben arrivati a Caravaggio. Come sindaco porgo i saluti al professor Severino lo ringrazio per aver accettato l'invito e soprattutto ringrazio anche Filosofi Lungolioglio per aver deciso di allargare il giro delle proprie interventi e conferenze filosofiche fino nella terra del Caravaggio. Sono emozionato perché ricordavo prima al professore, ho studiato filosofia alla Cattolica e quando la filosofia antica si preparava sui libri di Giovanni Reale, io trasgredendo approfondivo sui libri del professore e questo mi ha aiutato a percorrere sentieri inesplorati e soprattutto per quel percorso di studi all'Università Cattolica, per cui per me la gioia e l'emozione è doppia di trovarla sia come laureato in filosofia ma soprattutto come docente di storia e filosofia al mio liceo, ma soprattutto anche come sindaco poterla accogliere in questo chiostro. È un chiostro che è stato edificato dopo il passaggio di San Bernardino da Siena, che se proprio 600 anni fa percorreva e raggiungeva queste terre nel tentativo di sanare e riappacificare le città di Treviglio e Caravaggio allora in lotta. Non è che i rapporti tra Treviglio e Caravaggio siano migliorati di molto nonostante la venuta di San Bernardino, però ce la stiamo mettendo tutta. Quindi è un luogo di fede, è un luogo oggi non solo di culto ma anche di cultura, è un luogo che stiamo restituendo alla cittadinanza con una serie di interventi davvero onerosi e impegnativi, e averla qui questa sera trasforma questo luogo da luogo di fede anche in luogo di Logos. Siamo onorati di seguire la sua riflessione filosofica su un tema così importante e affascinante come quello proposto da questa edizione del Festival. Grazie per essere intervenuti così numerosi e buon ascolto. Benvenuti a tutti, ringrazio sin da subito il sindaco dottor Bollandrini, tutta l'amministrazione comunale di Caravaggio. Siamo molto felici di approdare in questa terra feconda, in questo luogo che fa da teatro alla lezione magistrale professor Severino. Ecco, siamo anche molto felici di poter davvero onorare al meglio questa 14ª edizione con una presenza tanto attesa e finalmente si è verificata e accaduta come quella del professor Severino. Anch'io non posso non manifestare, professore, la mia emozione e anche la mia commozione per averla qui in mezzo a noi. E pensi che giovedì quasi ci stessimo preparando all'incontro di questa sera, Duccio Demetrio, nel tenere la sua conferenza sull'autobiografia, ha ripreso delle pagine meravigliose del suo Il mio ricordo degli eterni, e ci siamo quasi commossi leggendo quello che lei ha scritto da quando era un bambino di 4 anni, per poi diventare grande, innamorarsi della ragazza più bella di Brescia, la signora Esterina, di cui anch'io conservo un bellissimo ricordo, e poi il suo ruolo di marito, di padre, di grandissimo studioso. Insomma, una figura a tutto tondo che ci ha lasciato tantissime cose su cui meditare. Non c'è bisogno di presentare una figura così grande, ma mi sembra doveroso ricordare Emanuele Severino chi è. Professore emerito di filosofia teoretica presso l'Università di Venezia, insegna ontologia fondamentale presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, è accademico dei Lincei, cavaliere di Gran Croce, collabora da decenni con il Corriere della Sera. Ringrazio il signor sindaco delle gentili parole affettuose e significative, e poi ringrazio la dottoressa Nodari
Il suo invito a parlare qui stasera mi ha fatto molto piacere. Lascino che mi congratuli con la dottoressa Nodari i successi che questa iniziativa sta avendo e proverò a introdurmi al tema a cui ho dato come titolo Generis. Dico introdurmi perché il senso di questa parola è così abissale che non può essere esaurito in un incontro o sia pure in una serie di incontri. Quindi mi limiterò ad affacciarmi su questo abisso e lasciando che poi l'abisso sia in qualche modo intravisto, ma non andando oltre. Dunque, Genesis è una parola greca. Il titolo generale di questa serie di incontri è generare. La parola italiana generale proviene da radici latino e consanguinea, radici latine e greche. Sia il latino che il greco dicono geno, genero. Il senso del generale non è che poi debba essere cercato chissà dove. Il generale ci sta qui davanti nelle forme più perentorie e più drammatiche che rendono il nostro tempo uno dei tempi più interessanti della storia dell'uomo. Noi ci lamentiamo spesso della bassura che spesso avvolge le masse o i giovani o i meno giovani, però questa bassura ha una profondità che la spiega, cioè non è un che di basso e basta. C'è qualche cosa di profondo che spiega la situazione in cui noi ci troviamo. Dicevo che basta guardarsi attorno perché il generare, si presenti nelle forme più perentorie, nella generazione, produzione tecnica degli oggetti che servono oggi alla vita dell'uomo. La tecnica è una delle protagoniste che oggi attirano l'attenzione ed è partendo da questa protagonista che vorrei fare qualche passo in direzione dell'abisso di cui parlavo prima, ma fermandomi, come dicevo prima, in tempo per non introdurre categorie che ci porterebbero troppo lontano. Vorrei sfruttare le considerazioni che Carl Schmitt svolge a proposito della tecnica. Vorrei sfruttarle perché Carl Schmitt intende considerare le forme originarie della storia dell'umanità. Ora, Carl Schmitt è una figura molto interessante, se non altro perché cattolico. Fu uno dei principali intellettuali favorevoli al nazismo, fu addirittura presidente dei giuristi nazisti, fu mandato a Norimberga e corse il rischio di essere giudicato come criminale di guerra
È indubbiamente una delle figure più rilevanti del diritto, della filosofia del diritto e del giureconsulto del Novecento. Schmitt, per considerare le forme originarie della storia dell'uomo, introduce una serie di termini che incominciano, il primo dei quali è nomos. Se si va a vedere su un vocabolario che cosa significa nomos, il vocabolario greco ci dice che nomos significa legge. Schmitt altera la traduzione, ma con buone ragioni, riferendosi al fatto che nomos è riportabile al termine tedesco nemen, che corrisponde al termine greco nemein, che vuol dire prendere, afferrare, impadronirsi. Che cosa l'uomo in questa considerazione delle forme originarie della storia dell'umanità, che cosa l'uomo afferra? Per Schmitt afferra innanzitutto lo spazio che gli consente di vivere in comunità, disboscando la selva originaria in cui l'uomo inizialmente si trova, l'ingens silva. No, Schmitt non usa questa espressione wickiana, però innanzitutto è l'ingens, la selva ingente, il bosco, ciò che l'uomo inizialmente dirada facendosi spazio per poter vivere. Gli altri due termini che indicano la forma originaria del vivere umano sono, stando ancora a Schmitt, teilen e weiden. Teilen, che vuol dire dividersi, cioè dividersi lo spazio ottenuto dal disboscamento. Teilen vuol dire dividersi appunto questo spazio tra i vari individui, e weiden significa utilizzarlo, organizzarlo. Beh, certo, è interessante questo discorso, ma da parte mia è stato introdotto perché anche se Schmitt intende mantenersi sul piano giuridico, gli slittamenti in direzione etico-filosofica sono evidenti. E allora questi slittamenti ci conducono a una ben più originaria situazione relativa alla forma originaria della storia dell'umanità. Schmitt ricorda che la parola spazio in tedesco si dice Raum, è convinto. E Raum deriva dall'antico germanico Rum, ed è convinto Schmitt che la parola Roma voglia dire appunto questo, Raum, cioè una dimensione ottenuta disboscando l'ingens silva. E mi sto dirigendo verso un ingens silva ben più originaria.
essendomi avvalso dei suggerimenti di questo pensatore che a questo punto ci lasciamo alle spalle. Noi sappiamo per esperienza che cosa vuol dire venire al mondo, essere infanti e doverci scontrare con l'ambiente che ci accoglie. Inizialmente ognuno di noi come individuo, cioè dal punto di vista che le scienze chiamano ontogenetico, ognuno di noi come individuo è ostacolato dall'ambiente e un poco alla volta fa fatica e si fa largo, acquista spazio nell'ambiente che inizialmente ognuno di noi ha sentito come un che di ostacolante. Ma vediamo la cosa non solo dal punto di vista ontogenetico, ma dal punto di vista filogenetico, cioè dal punto di vista della storia dell'umanità, dal punto di vista delle razze umane. Vorrei invitare loro a riflettere sulla circostanza che se è vero quanto ci dice, o se è accettabile quanto ci suggerisce la teoria neodarwiniana, e allora prima che si affacci sulla terra qualcosa come uomo, passano migliaia e migliaia e centinaia di migliaia di anni prima che la forza preumana si faccia largo e riesca a far spuntare l'essere uomo. Questo vuol dire che la lunghezza del tempo impiegato, secondo la teoria evoluzionistica, non che sia il verbo incarnato, ma insomma ha una sua credibilità, e la lunghezza del tempo che il preumano impiega per sbocciare nell'umano ripropone quell'ostacolo che, come dicevo prima, ognuno di noi ha avvertito dalla propria fanciullezza come una sorta di limite che si trattava di oltrepassare. Ma qui ora la cosa è più drammatica. Cerchiamo di vedere che cosa può accadere quando il preumano tenta di portarsi nell'umano, e cioè tentiamo di capire che cosa accade quando qualcosa come essere uomo è generato. Il preumano tenta di diventare umano. Beh, già il vecchio, l'antico Anassimandro, che si può considerare il primo evoluzionista, diceva che tutti i viventi provengono dai pesci, dal preumano. In questo senso il neodarwinismo, dal punto di vista dell'essenziale, non introduce una radicale novità. L'uomo spunta dopo il tentativo del preumano di farsi umano. Ma, dicevo, la lunghezza del tempo impiegato è un indice dell'ostacolo che ora chiamerò la barriera che si pone dinanzi alla forza preumana che intende diventare umana. La lunghezza del tempo impiegato dal preumano dice che dunque i tentativi
operati per sbocciare nell'umano sono tentativi impediti, cioè resi morti. Il tentativo dell'uomo di vivere, il tentativo del preumano di farsi meglio, il tentativo del preumano di farsi umano è ostacolato, e cioè è ucciso dalla barriera. E ritornando all'aspetto ontogenetico, il farsi spazio da parte di ognuno di noi acquista significatività anche dal punto di vista della semplice respirazione. Per respirare dobbiamo dilatare il petto, cioè è necessario che non ci sia una corazza che ci circondi inflessibile e ci impedisca di acquistare spazio per respirare e quindi per vivere. Analogamente, nella dimensione filogenetica, la corazza costituita dalla barriera e impedisce il respiro e uccide il tentativo di essere uomo. Non voglio essere offensivo rispetto alle convinzioni religiose che qui possono essere presenti, dicendo che quando più tardi la barriera che ostacola e circonda e reprime da tutte le parti il tentativo di essere uomo, quando più tardi si considererà la natura di questa barriera, essa sarà chiamata il demonico, il divino, il sacro. Innanzitutto il sacro è significativo se ci ricordiamo di quanto diceva Rudolf Otto a proposito della natura del sacro. Diceva: sacro è tremendum, e aggiungeva et fascinans. Ora, che sia tremendo stiamo incominciando a vederlo, che sia fascinans, cioè affascinante, lo possiamo capire con le considerazioni che adesso vorrei aggiungere. Ma intanto c'è la situazione in cui l'uomo dapprima è ucciso, è soppresso, è distrutto dal demonico divino, cioè il generarsi dell'uomo richiede da parte della potenza suprema dell'ostacolante barriera e richiede la violenza per la quale la barriera, appunto, la barriera demonico-divina, uccide l'uomo. Ma c'è un seguito della vicenda, perché noi siamo qui perché l'uomo è riuscito a vivere finalmente. E se siamo qui è perché l'uomo a un certo momento è riuscito a farsi largo, cioè a occupare spazio, quello spazio che prima gli era precluso e che egli ottiene inevitabilmente sfondando la barriera, smembrandola, facendosi largo in essa, squartandola,
e riuscendo così finalmente a vivere. Allora, se dapprima c'è la situazione drammatica del demonico divino che uccide l'uomo, poi c'è la situazione altrettanto drammatica dell'umano che riesce a vivere uccidendo il demonico divino, giacché sfondare la barriera significa uccidere l'inflessibilità con la quale la barriera impedisce inizialmente all'uomo la vita. La storia dell'uomo è la storia della lotta tra il divino e l'umano. Cercheremo di indicare alcuni episodi di questa lotta, ma intanto vorrei rilevare che la barriera è sfondata, ma è spartata in modo che essa arretra, il Dio si fa più lontano. Possiamo anche capire adesso perché Rudolf Otto dicesse che il sacro è tremendum et fascinans. Perché che cos'è la terra, il cibo, l'aria, il sole, la luna, le acque, il vento, cioè tutte le cose che sono necessarie all'uomo per vivere, se non i frammenti della barriera, la quale sfondata lascia le proprie tracce in ciò che è necessario per l'uomo per vivere. E ciò che è necessario per vivere è appunto fascinans. Quindi è per questo motivo che il tutto non si risolve in un'uccisione definitiva o del Dio o dell'uomo, ma si sviluppa in una storia in cui il Dio o il divino o il demonico o la potenza suprema è fatta arretrare, ma sopravvive. E sopravvive lasciando nell'uomo un senso di colpa. Penso che tutti loro ricordino le considerazioni di Freud sulla uccisione dell'antenato o degli antenati. E gli antenati sono figure equivalenti alla barriera demonico-divina. Sono stati uccisi dai discendenti perché solo attraverso l'uccisione dell'antenato era possibile la vita dei discendenti, i quali però si portano dietro un senso di colpa che li spinge a celebrare quella forma straordinaria dell'esistenza che è il sacrificio. Che cos'è il sacrificio? Ecco, a un certo momento l'uomo capisce di avere ributtato indietro il Dio e capisce anche di dovere al Dio arretrato la propria sopravvivenza attraverso la fruizione dei frammenti del Dio. Ed ecco che allora l'uomo sente la necessità di offrire al Dio qualche cosa che ripaghi il Dio dell'arretramento che l'uomo gli ha fatto subire, il sacrificio. Si pensi alla bevanda del soma nella cultura religiosa orientale. Il soma è il Dio, in qualche modo è il Dio degli dèi,
che viene offerto in sacrificio al Dio per ripagarlo dell'offesa che gli è stata inferta. Ma in tutti i miti, i grandi miti dal Pacifico al Medio Oriente, compare questa figura estremamente interessante, che il mondo nasce in seguito allo squartamento di un Dio. Mi viene in mente in questo momento il mito del Pacifico, della dea Inuele, la quale è la dea della vegetazione, ma la vegetazione sussiste perché essa è stata squartata. O si è squartata o è stata squartata. Ma poi, se ci volgiamo verso l'India, Prajapati, che nello stesso modo rende possibile il mondo sacrificandosi. Ma poi, se torniamo ancora più verso occidente, Dioniso e Osiride, ma ancora più vicino a noi, che cos'è il sacrificio di Cristo se non la necessità che il Dio offeso si sacrifichi perché il mondo rinasca e riviva? Quindi c'è una costante nel concetto di sacrificio che mostra l'ambivalenza della lotta combattuta tra l'uomo e Dio. Questo senso di colpa lo si ritrova all'inizio all'abissale inizio della civiltà occidentale, che può sembrare un paradosso, ma va detto: l'inizio della civiltà occidentale è l'avvento del pensiero filosofico, perché il pensiero filosofico in qualche modo dice di no al mito. Il mito è un'invenzione. A un certo momento la questione del generarsi è troppo importante perché sia affidata al racconto mitico. Quindi la filosofia nasce come la grandiosa evocazione di un sapere che non si lasci in alcun modo smentire. Però nella filosofia rimane l'atteggiamento di fondo del mito. In questo senso, nel libro primo della Metafisica di Aristotele, Aristotele dice che Philomythos, philosophos post estin, l'amante del mito è in qualche modo filosofo. È in qualche modo filosofo perché è anche nel mito, anche nella filosofia, e addirittura nel primo frammento che noi possediamo del sapere filosofico, ricompare la figura del sacrificio del senso di colpa di cui abbiamo prima parlato a proposito di quell'evento in cui il sacrificio viene esposto e celebrato e che è la festa arcaica, la festa. E qual è il più antico documento filosofico che noi abbiamo? Ci è tramandato da Simplicio
E sono quella trentina di parole del cosiddetto frammento di Anassimandro. Anche qui ci troviamo di fronte all'abisso, a un altro abisso, e quindi ci limiteremo a girargli attorno lambendo soltanto qualcosa del suo significato. E quindi non tanto cercando di indicare il senso delle parole che lo compongono, ma abbozzare un andamento generale del frammento che ci possa servire a sviluppare il rapporto col mito. Ma più o meno il frammento dice: da dove, questa è più una parafrasi che non una traduzione, da dove provengono le cose che sono? Da dove provengono? Cioè, dove è la, usa la parola genesis, dove è la generazione per le cose che sono? Ivi è anche la loro dissoluzione secondo necessità. Poi c'è un punto e virgola, e il frammento continua dicendo: pagano infatti il fio e la pena dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. Aristotele ci ricorda che per Anassimandro il divino periechei avvolge tutto. Ebbene, il frammento, ma appena lambito, parla di un'ingiustizia. La parola usata è adichia. E l'ingiustizia sta appunto nel fatto che le cose che dapprima sono nell'uno, perché il frammento dice: da dove le cose hanno generazione, in quelle stesse cose, e usa da capo la parola gignessai, si genera la loro corruzione. Ebbene, il frammento dice che l'ingiustizia è la separazione delle cose dall'uno. Certo, c'entra questo concetto di separazione con quanto abbiamo detto prima a proposito della barriera inflessibile che viene flessa dalla volontà di vivere dell'uomo. Certo che c'entra, perché la barriera non è che si pari davanti all'uomo lasciandolo libero ai lati o dietro. Se fosse così, l'uomo potrebbe sgusciar via e vivere. Invece prima dicevamo, i tentativi dell'uomo di vivere falliscono e l'uomo viene ucciso. Allora l'uomo è circondato dalla barriera, si trova all'interno della barriera. E allora la volontà di vivere dell'uomo è qualche cosa che spunta all'interno della barriera circondante e si costituisce come volontà di autonomia da essa e volontà di uscire da essa. L'uomo, inizialmente, potremmo dire con un linguaggio più distaccato, l'uomo dapprima è nel divino, ma non si accontenta, vuole uscire dal divino per essere autonomo, essere lui il padrone della propria vita.
Ma ancora una volta, se noi pensiamo al racconto del Genesi, del libro della Genesi biblico, l'uomo nel paradiso terrestre, Adamo nel paradiso terrestre, è in qualche modo avvolto dal divino. Ma poi la voce del serpente gli dice: no, mangia dell'albero della conoscenza, del bene e del male, perché non è vero che morirai, bensì eritis sicut di, sarete come dei. E questo significa che dapprima, anche nel racconto biblico, l'uomo è circondato dal paradiso terrestre, ma poi vuole essere lui il padrone della propria vita e non essere rinchiuso, e uso la parola rinchiuso pensando alla radice della parola paradiso, essere rinchiuso nel giardino protetto, perché i greci intendono il paradiso come essere presso gli dèi. E invece nell'iranico antico, che è la radice autentica, pradeja vuol dire luogo recintato, luogo protetto, luogo chiuso, luogo anche sicuro, ma così sicuro da togliere il respiro all'assicurato. C'è la possibilità di approfondire questa situazione leggendo uno straordinario passo del Convivio di Platone, un passo dove Platone, siamo intorno al 205, se ricordo bene, B.C., dove Platone connette la parola poiesis alla parola tecne e connette la parola tecne alla parola ergon. E la parola ergon ci porta a quell'uso di questa parola che, per esempio, in Omero, nell'Odissea, costituisce l'espressione, un'espressione che significa erga filotesai, cioè azioni amorose, cioè procreatrici, e nel generanti, e nell'Agamennone di Eschilo c'è l'espressione technon erga, che vuol dire proprio procreazione, generazione. Dunque sentiamo questa affermazione, questa connessione di Platone del Convivio, la quale dice più o meno così: ogni causa, traduciamo la parola aitia con causa, ma anche qui con la coscienza di lambire soltanto dall'esterno il significato pregnante della parola aitia, ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal non essere all'essere è poiesis. Il testo greco, se ricordo più o meno, dice così: to utoun ionti ectumeonto seiston pasa poiesis estin,
ogni poiesis che faccia passare poiesis e ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal non essere ectumeontos all'essere eiston. E poiesis cosa vuol dire? Vuol dire produzione. Produzione nel senso più ampio. Tanto che nel convivio saranno chiamati poietai sia i poeti, ma sia coloro che producono nel senso quotidiano del produrre. Allora, riprendendo in mano questo passo di Platone. Poiesis è ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal non essere all'essere. E aggiunge, e tutte le azioni, e usa la parola ergasiai, che vengono compiute nelle tecniche, e usa la parola tecne, al dativo plurale, technais, tutte le cose che vengono prodotte nelle tecniche sono produzioni. Allora ecco la prima connessione. Poiesis è connessa a tecne. E il testo aggiunge, e poietai, produttori, sono appunto oi demiurgoi, i demiurghi. Noi a scuola abbiamo imparato a sentire parlare del demiurgo platonico, ma nella lingua greca demiurgo, sì, può significare il sommo demiurgo, ma da capo demiurgo è anche il calzolaio, il fabbro, il contadino, colui che produce oggetti, perché la parola demiurgo ha una densità semantica molto interessante. Sentono intanto ergon, la parola ergon, ergon, che è preceduta nel testo da ergasiai. Ma demiurgo, quel dem, si riferisce a demos, che in greco vuol dire popolo. Il demiurgo è colui che produce e per gli altri e al cospetto degli altri. C'è dunque una connessione per cui poiesis è la dimensione suprema che viene connessa alla tecnica. La tecnica è la dimensione che viene connessa all'ergon, all'azione, e l'ergon è ciò che nella lingua greca riguarda anche technon erga, anche la generazione, la procreazione. Ma non stiamo noi forse toccando qualche cosa che è ben più preoccupante di quanto normalmente pensiamo quando ci riferiamo al concetto di generazione? Crediamo che il concetto di generazione sia semplice o si possa trattare con i metodi della politologia, dell'economia, della demografia, ma tutti questi modi di trattare il generare non si rifanno a qualche cosa di essenzialmente più originario, ma insieme di più drammatico. Intanto c'è generazione senza che qualcosa divenga altro da ciò che essa è? Generarsi
vuol dire che qualcosa diventa altro. Il generante anch'esso diventa altro, perché il generante diventa da non generante generante. Che questa parola abbia delle implicazioni straordinarie nella nostra cultura è fuori discussione, basta pensare a una delle proposizioni fondamentali del credo. Il figlio di Dio è generato, non creato. Ma sono proprio così lontani questi due termini del generare e del creare? O c'è anche qui un qualche cosa di comune? E che questo comune è appunto il diventar altro. Ma intanto, credo che potremmo essere d'accordo che non c'è generazione se il generato non diventa altro. E ripeto, se il generante non diventa altro, perché da non generante diventa generante. Ma anche se andiamo nella grande teologia cattolica o protestante, dove si dice che Dio non crea nel tempo, ma crea liberamente, anche il Dio creante liberamente è già da sempre diventato altro, perché se non fosse diventato altro sarebbe rimasto un Dio non creante. Il diventare altro è quindi la base a partire dalla quale possiamo capire il senso del generare. Ma dicevo prima, è una base drammatica. Perché? Perché noi facciamo presto a dire diventar altro. Ma il diventar altro non è forse da parte di ciò che diventa altro uno strapparsi da sé? Per diventare altro deve non pacificamente uscire da sé, ma violentemente strapparsi da sé. Come possiamo capire il diventare altro, che è l'essenza del generarsi, senza pensare a questo strapparsi da sé? Che merita la parola grave, uccidersi. Ma noi usiamo la parola uccidersi soltanto quando ci si riferisce al termine della vita. Ma si è ucciso anche l'istante che un momento fa noi abbiamo vissuto e che ora, secondo la logica del diventar altro, questo istante non è più. Questo istante è diventato altro, e l'istante che noi eravamo un istante fa si è appunto strappato da sé, si è ucciso, e questo si ripropone in tutti gli istanti e poi in quel fenomeno ultimo e onnincludente che è la morte dell'intero individuo e quindi dell'uomo. Quindi il diventare altro mostra una violenza che noi da prima non sospetteremmo nel generare, perché a questo siamo arrivati. Il generare implica diventare altro, ma il diventare altro è appunto lo strapparsi da sé, ma non solo, è un invadere l'altro. E noi
siamo come persone che si trovano su un vulcano e non sanno di essere su un vulcano. Non soltanto c'è un uccidersi da parte del diventante altro, ma c'è anche l'uccisione dell'altro. Facciamo un esempio: la legna diventa cenere. Per diventare cenere deve strapparsi dal suo essere legna, uccidersi come legna e diventare altro. Ma che la legna divenga cenere significa che la legna invade l'essere cenere, di modo che non solo c'è un suicidio delle cose che generandosi diventano altro, ma c'è anche un enticidio dell'altro che le cose diventano generandosi e appunto diventando altro. E questo per dire come il senso del generarsi, oltre al carattere drammatico per cui inizialmente il Dio uccide l'uomo e l'uomo uccide il Dio, è drammatico anche perché non c'è generazione dell'umano che non sia un diventare altro. Il diventare altro è questa violenza estrema che si prolunga poi lungo tutta la storia dell'uomo. Ho ancora 5 minuti? Ancora 5? Si prolunga lungo tutta la storia dell'uomo. Penso che tutti loro avranno sentito parlare di Nietzsche, il quale parla della morte di Dio. Ma la morte di Dio è l'ultimo episodio della lotta tra l'uomo e Dio. Se ci fosse tempo, sarebbe di estremo interesse rilevare che la lotta tra l'uomo e Dio, come potrebbe pensare qualche uomo di cultura, non è la lotta tra la realtà uomo e l'idea Dio. Perché anche se questa affermazione che sto per fare potrà scandalizzare, anche l'uomo è un ente metafisico, è un'idea come Dio. Noi siamo convinti che gli uomini per Bacco sono qui, eppure questi uomini che per Bacco sono qui in carne ed ossa sono il risultato di una interpretazione che viene data, stanno all'interno di un modo di pensare, stanno all'interno di un'idea che è idea così come Dio è idea. Quindi la lotta tra uomo e idea, tra uomo e Dio è lotta tra due idee, tra due grandi idee. Dapprima, lungo tutta la tradizione dell'Occidente, si pensa che perché ci sia il diventar altro è necessario che esista un eterno, una verità eterna, appunto un Dio che sì si è ritratto, la barriera ha fatto passi indietro, Dio si è sempre più allontanato, però si è allontanato in modo da prendersi la sua rivincita lungo tutta la tradizione occidentale, dove si ritiene che o Dio o i messaggeri di Dio, cioè le cose eterne e indubitabili, per esempio la legge naturale che esistono nel mondo,
e non possano essere violate, sono le condizioni sotto le quali può esistere il generarsi e il diventare altro. Ma questo quadro straordinario che va da Anassimandro su fino a Hegel, su fino al modo in cui la scienza ancora con Einstein pensa di essere un sapere incontrovertibile. Non parliamo di Galileo, quale pensava che le proposizioni matematiche sono conosciute dall'uomo nello stesso modo in cui sono conosciute da Dio. Ecco, dopo questo quadro che va da Anassimandro a Galileo, a Kant, a Hegel, a tutta la tradizione occidentale, e che si ripercuote nella vita quotidiana come legge naturale, morale naturale, diritto naturale, bello naturale, ordine naturale, morale naturale, e qui c'è tutto il nostro vivere. Ebbene, dopo questo quadro dove il Dio domina e si è preso la sua rivincita, dopo questo periodo divino, è da 200 anni, da due secoli circa, quello che chiamo il sottosuolo del filosofico, il sottosuolo filosofico del nostro tempo, mostra che affinché ci sia il diventare altro, è impossibile che esista un eterno. Cioè, qui lo scontro è tra, ripeto, la tradizione per la quale il generarsi è possibile solo se esiste un Dio eterno. Con Nietzsche, ma noi italiani dobbiamo imparare a conoscere la ricchezza della nostra cultura, prima di Nietzsche con Leopardi e poi con Gentile, eppure con costoro e poi con, certamente con Nietzsche, si è visto che se esistesse un eterno non ci potrebbe essere quel diventare altro che non può essere anticipato da alcuna eternità che occupa il futuro e occupa il passato. Se ci fosse Dio non ci potrebbe essere storia, non ci potrebbe essere divenire. Il nostro tempo si è fermato qui, ma con una precisazione, che questo modo di pensare, e ritorniamo all'inizio del nostro discorso, cioè alla tecnica, questo modo di pensare consente alla tecnica, della quale Carl Schmitt parlava, ma stando a quella grande superficie che pur gli compete, ecco, la tecnica può evitare di essere una semplice potenza di fatto che oggi per lo più viene descritta, può evitarlo solo se ascolta la voce di ciò che ho chiamato il sottosuolo filosofico del nostro tempo. Perché fin tanto che non ascolta questa voce, la potenza della tecnica è soltanto una prepotenza che non è in grado di rispondere agli ammonimenti della sapienza tradizionale, della grande sapienza filosofico, teologico, metafisico, religiosa, la sapienza tradizionale la quale dice la tecnica: guarda che non tutto ciò che tu puoi generare è lecito generarlo. No, quando il sottosuolo, cioè l'antidio, dice che non può esistere un eterno perché altrimenti non ci sarebbe il diventare altro,
È come se una voce dicesse a un uomo che non sa di avere le gambe: guarda che tu hai le gambe. Fino a che quest'uomo non sente questa voce, non corre, non cammina. Se un uomo ha le tasche piene di soldi ma non sa di avere i soldi in tasca, non li spende. Occorre una voce che gli dica, ma non attraverso un timbro mitico, ma gli dica con incontrovertibilità: guarda che tu hai le tasche piene di soldi. Allora quest'uomo incomincia a spendere. Occorre che il sottosuolo filosofico del nostro tempo dica la tecnica: guarda che tu non hai davanti a te alcun eterno. Occorre questa voce perché la tecnica oltrepassi ogni limite e si ponga come l'ultimo Dio, come il supremo generante, come ciò che ormai ha sostituito la creazione del mondo, o si accinge a sostituire la creazione del mondo da parte di Dio. Ecco, io mi congedo da loro, ma non vorrei che loro avessero l'impressione che questo discorso è un discorso tecnocratico. No, perché dicevo prima, noi ci siamo affacciati su un abisso, abbiamo considerato un quadro. La cosa più importante, non l'abbiamo detto, che il quadro rappresenta la storia della follia estrema. Ma per giustificare questa affermazione dovremmo intrattenerci ben di più di quanto ci siamo potuti intrattenere. Chiudo dicendo che un sintomo della follia che conduce dalla barriera inflessibile alla tecnica del nostro tempo, alla tecnoscienza, cioè un sintomo della follia che riguarda il concetto basilare del diventar altro, cioè l'essenza del generare, un sintomo di questa follia è la condizione in cui si trova la tecnoscienza, che oggi si avvia, nonostante le traversie che il nostro tempo sta attraversando, si avvia a produrre il paradiso in terra. Certamente noi dobbiamo attraversare il tempo dei problemi dell'incremento demografico, dell'inquinamento del pianeta, del consumo delle risorse non rinnovabili, ma corre parallelo a questo processo il processo velocissimo di incremento della potenza tecnologica a disposizione dell'uomo. Però la scienza da tempo ha rinunciato, proprio sentendo la voce del sottosuolo filosofico del nostro tempo, o in quanto può sentirla, ha rinunciato ad essere una verità incontrovertibile. Il paradiso che la tecnica ci può offrire, ne parlava già Keynes quasi 80 anni fa, Keynes già parlava della capacità della tecnica di risolvere i bisogni primari dell'uomo. Sono passati 80 anni e nel frattempo la tecnica ha compiuto passi da gigante. Però il paradiso che, non immediatamente, ma quando la tecnica si sarà scrollata di dosso la gestione capitalistica della tecnica, ecco, il paradiso che la tecnica potrà produrre sarà un paradiso guidato dalla concettualità scientifica,
cioè di quella scienza che oggi riconosce di non poter essere altro che un sapere ipotetico deduttivo. E quindi la felicità che la tecnica potrà dare sarà una felicità ipotetico deduttiva. Se io ti dico guarda che sarai felice, tu ti rallegri, sì, ma se io aggiungo guarda che è ipotetico che tu sarai felice, la tua allegria, la tua felicità scompare. Perché in un paradiso della tecnica l'unica cosa che mancherà sarà appunto la verità della felicità posseduta. Sarà una felicità ipotetica. E noi sappiamo quanto sia angosciosa e infernale una felicità di cui si possa dubitare. Ecco, allora quello sarà il tempo in cui i popoli potranno rivolgersi al mistero, all'abisso di cui parlavo prima, all'abisso del diventar altro, che è il responsabile di tutta la vicenda di cui io questa sera ho parlato loro. Grazie. Ringraziamo il professor Severino per questa straordinaria lezione, davvero magistrale, e procediamo raccogliendo alcune brevi domande di modo che possano tutti dire la loro. Grazie. Lei ha evidenziato molto bene l'archetipo non solo della genesi ma della palingenesi, cioè di un'idea, di un legame tra il morire e il generale, no? Cioè quel se il seme non muore non darà frutto, no? Evangelicamente. Sì. Va bene. No, stavo dicendo. Sì? Ecco. Stavo dicendo questo legame tra l'idea di un smembrare, quindi anche di un dover morire per generare, no? Pensavo appunto al quel passo evangelico del se il seme non muore non darà frutto, no? Che ha percorso tutta la cultura occidentale. Però io mi chiedevo, oltre a questa idea tragica del generare che deve passare attraverso una rottura, attraverso anche una morte, forse negli ultimi 150 anni, da quando almeno anche le donne hanno avuto voce nella filosofia, è nata un'altra, o si è fatta avanti anche un'altra idea di generare, di cui le filosofi più diverse nella loro diversità, però secondo me si sono fatti portavoce. Io penso alla Lucy Regarai, penso alla Spivak, ma anche a forse filosofi meno femministe come la Arendt. Ecco, secondo lei, ammesso che lei riconosca che effettivamente c'è una differenziazione in questo senso, questa nuova idea di generare che è meno legata al pensiero maschile ma più a una filosofia declinata al femminile, cambierà di conseguenza anche gli altri paradigmi della filosofia occidentale o no? No, io penso che, mi sembra a me, che questo pensiero, penso a tutto il pensiero della differenza e a come ha sottolineato questa nuova idea del generare, mi sembra che sia meno legata a quello che Fromm aveva chiamato il carattere necrofilo della civiltà, un carattere che comunque mette al centro la morte come culmine della vita, cioè rispetto a un carattere erotico della civiltà, perché anche io penso per esempio a Platone nel Simposio, che viene sempre citato come il dialogo sommo sull'amore, sull'eros, però in fondo qual è la conclusione di Platone, no? Come diceva Cavarero, il filosofo però non genera corpi, genera diciamo
discepoli, la sua volontà di cercare di generare il bello è comunque asessuata, diciamo così. Io metto anche un saggio provocatorio, ma per me bellissimo, di Botul, La vita sessuale di Kant, no? In cui mette in evidenza questa idea quasi ascetica del pensiero, che ha messo un po' in ombra invece l'aspetto, ecco, forse recuperato solo dal dionisiaco di Ciano o da Bergson, di questa pulsione erotica che c'è accanto a quella, diciamo, più, appunto, vorrei dire necrofila, come diceva Fromm. Ecco. Ma lei crede che con queste considerazioni si toglie di mezzo il diventare altro? No, io non penso che si tolga di mezzo, ma lo chiedevo del resto a lei, però forse lo si fa in modo meno drammatico, cioè non c'è più quell'idea di fagocitare l'altro in una sintesi hegeliana, ma si rispetta il suo rimanere altro. Ma io ho parlato dell'aspetto drammatico del diventare altro, considerando il diventare altro in quanto tale. Se lei riconosce che in queste forme di cultura che lei ha richiamato è presente il diventare altro, allora la violenza del diventare altro è inevitabilmente presente anche in queste forme di cultura che lei ha richiamato. Se lei mi concede che non è evitabile il diventare altro. O se facessimo poi quel discorso che va oltre, ma che non possiamo fare qui stasera, e allora le direi che ancora più grave, ancora più tremendo del peccato originale è quello che noi riteniamo l'evidenza di tutte le evidenze, cioè il diventare altro. Ma di questo lasciamo stasera, non parliamo. Comunque a me basta che lei abbia, che lei questo suo intervento lo iscriva nel concetto del diventare altro. Voilà. Le volevo fare questa domanda. Se in questa Lectio Magistralis che ci ha donato stasera ha fatto un excursus che potrebbe essere definito una breve sintesi di quello che lei ha chiamato l'essenza del nichilismo o di questa follia. No, non ho parlato delle cose pesanti. No, sì, mi è chiaro. E volevo chiedere se poteva regalarci un piccolo squarcio su quello che è la parte poi che lei ha, i suoi scritti così accuratamente, rigorosamente mostrato, riguardante invece l'eternità dell'essente, concetti come la gloria, concetti come la totalità, per accostare a questa analisi invece sulla struttura di ciò che la tradizione ci ha portato a conoscere, verso quella che secondo me è la sfolgorante visione che lei ha, che ha donato al mondo, che ha testimoniato. Ecco, se ci poteva dare un piccolo assaggio di quello che ha visto oltre la struttura che ha determinato la cultura occidentale fino ad oggi. Se ci parla del mortale e del mortale come l'apparire degli eterni. No, la ringrazio di questo invito a dilatare il mio discorso, però penso di aver fatto chiaramente capire che affrontare in una serata e l'aspetto negativo e l'aspetto positivo sarebbe stato eccessivo. Ora lei mi parla di, mi invita, le sono grato, non avevo capito, le sono grato dell'invito a indicare qualcosa del concetto di gloria, ma insomma credo che
qualcuno dei presenti, ma forse anche lei, conosce il senso di questa parola. Se il diventare altro è la follia estrema, la non follia è il non diventare altro. Il non diventare altro da parte di ogni cosa, di ogni istante, anche di questo, anche di quello che abbiamo vissuto un momento fa, anche di tutti gli istanti che hanno costituito questo nostro incontro, allora è impossibile il loro diventare altro. Credere nel diventare, questo è, credere nel diventare altro è il peccato originale più grave, infinitamente più grave del peccato originale compiuto da Adamo. Allora, questo vuol dire che ogni essente è eterno. Ma non solo ogni essente è eterno, ma il variare del mondo non può essere che il sopraggiungere e il dileguare degli eterni. Perché il variare appare e non può essere negato. Il sopraggiungere e il dileguare degli eterni, però, è tale che tutto ciò che è stato obliato è destinato a ritornare, destinato a ripresentarsi. Ora, il concetto di gloria si inserisce un po' in questo ordine di considerazioni. Ciò che sopraggiunge è necessariamente oltrepassato da altri sopraggiungenti, perché altrimenti sarebbe una necessità che incomincia ad essere, ma una necessità che incomincia ad essere impossibile. Dunque è necessario che ogni sopraggiungente, per esempio un sopraggiungente a questo mio gesto, sia oltrepassato da altri eventi, da altri stati del mondo. Ma i sopraggiungenti sono a loro volta, essendo tali, oltrepassati e sic in indefinitum. E questo aprirsi all'infinito degli eterni è ciò che chiamo gloria. Detto così, però, sembra un mito. È per questo che dobbiamo evitare di tirar fuori questi argomenti non potendo giustificarli. Perché se tiriamo via dalla filosofia la fondazione e resta la letteratura, con tutto il rispetto per la letteratura, resta una cultura filosofica, restano delle competenze filosofiche, ma non resta il filosofare. Di modo che tutto quello che ho detto rispondendo a lei, non potendo godere del linguaggio che giustificherebbe quanto ho detto, si presenta come un semplice mito che si fa bene a lasciare da parte e invece ad accostare in modo adeguato. Non so, ecco, è una risposta molto deludente, ma assolutamente, la ringrazio infinitamente. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei e ringrazio di cuore il professor Emanuele Severino per questa straordinaria lezione magistrale.